Siamo a un mese dall'inizio del Festival di Sound Coast e questo numero del giornale vuole essere un'occasione per ricordare che, pur essendo scaduto il bando, c'è la possibilità ancora di inviare la propria candidatura. Chiaramente verrà accettata con riserva e valutata nell'eventualità ci sia la possibilità di integrare con altre performance. In questo numero in particolare noi abbiamo voluto dare spazio a un docente dell'Accademia di Belle Arti di Cosenza, che però è molto vicino al mondo del design, che ha avuto portato la sua testimonianza. Un designer che dalla provincia si è spostato alla grande città per proporre il suo design e che ora ritorna nella sua città per recuperare quello che è il patrimonio del territorio e del saper fare. Abbiamo anche una testimonianza di un ingegnere che si occupa anche di autoproduzione, che vive all'estero e che ha scelto di proporre i suoi prodotti e di realizzarli direttamente in un altro paese. Quindi c'è questa particolarità in questo numero dove c'è diciamo, il centrale Design on the Coast, questa diversità di veduta del design e della creatività. Buona lettura.